Bene, siamo in diretta, sono in attesa che Emanuele si colleghi. Ok, vedo che già si stanno aggiungendo delle persone. Intanto vi saluto, ecco qua Emanuele. Ok, aggiungiamo. Ad aggiungere Emanuele. Ciao Emanuele. Buonasera a tutti. Ciao Buonasera. Diego. Ciao. Allora, sono contento che si stanno aggiungendo un po' di persone Ciao a e tutti. iniziamo questa diretta che saranno due chiacchiere un po' con Emanuele, un po' sul punto della situazione tutto. E l'abbiamo intitolata Due chiacchiere all'ora dell'aperitivo e quindi essendo all'ora dell'aperitivo ovviamente non berremo un aperitivo ma abbiamo pensato di fare un brindisi così ben augurante per un ritorno il più presto a una normalità, no? Per cui ho qui delle bollicine e quindi alzo Stanno questo arrivando le mie. calice Grazie. per Emanuele, ok? Alla salute di tutti quanti. Alla salute vostra. Alla salute tua, ciao, ciao Diego. Allora, intanto questa diretta così, per far sapere che comunque siamo ancora qui e infatti abbiamo interrotto le attività e un po' di comunicazioni, a parte qualche cosa. Quando è iniziata l'emergenza? L'emergenza è iniziata a fine febbraio, noi dovevamo fare il corso, la seconda settimana del corso base di Milano e a questo punto ci siamo stati investiti dalla famosa emergenza di Codogno, di Vo e tutto quanto. Abbiamo interrotto fortunatamente perché poi il sabato notte furono interrotte dalla Regione Lombardia tutte le lezioni universitarie e quant'altro, no? Per cui tutto questo, adesso noi siamo un po' in attesa e poi parleremo un po' anche di questo. Ovviamente la cosa è ricaduta sulle varie settimane a seguire del corso nostro base di Milano e di Bologna e sta ricadendo anche su altri eventi, eventi che sono lo stretching globale che sarebbe dovuto essere in Sardegna a Cagliari, eravamo così contenti di andare in Sardegna con Romeo che speriamo ci veda e che salutiamo, e poi i corsi con Daniel che sarebbero dovuti iniziare all'inizio di maggio ed è assolutamente da annullare. Poco credibile, non ci spero sulla revisione lombare di inizio giugno. Per cui questi corsi sono annullati e la cosa che anche dovremo poi recuperare è il corso della Romania. Saluto fra altre cose i colleghi della Romania e anche a loro un augurio, anzi, essendo che domani in Romania è pure Pasqua, quindi un paste felicit per Buona loro. Pasqua. Buona Pasqua per i colleghi della Romania. E quindi su questi corsi stiamo ragionando un po' su come poterli terminare. Ci sono varie proposte. E noi pensavamo magari di cominciare a fare delle parti in streaming, lezioni in streaming, e poi se quest'estate ci sarà la possibilità, completare con le parti pratiche. Insomma, siamo al vaglio di un po' di cose. Una cosa che ci ha anche interrotto l'emergenza sanitaria era che noi eravamo pronti, perché così con una serie di ragazzi giovani stavano lavorando per noi per creare questo nuovo sito, un sito con una nuova veste grafica, il sito degli RPG. E quindi poi vari progetti annessi a tutto questo.
però questo noi pensavamo di riprenderlo, cioè di non aspettare la fine dell'emergenza, e quindi ci rimetteremo al lavoro, visto che si comincia a parlare di varie riaperture, cominceremo a metterci al lavoro di nuovo e completare questa cosa, no? Quindi anche il progetto RPGisti continua a esistere, che sono oltretutto questo dare evidenza agli studi dove ci sono colleghi che fanno RPG e che vogliono aderire praticamente allo sfruttamento del nostro marchio, il sito RPGisti convoglierà nel nuovo sito. Quindi, Diego, una domanda: il progetto RPGisti permetterà agli RPGisti una maggiore visibilità attraverso il sito della IRPG? Esatto. Adesso noi abbiamo creato questo sito a parte, un po' perché così io ho questo fatto di avere idee, metterle subito in pratica, insomma, ho questo fatto di questa iperattività, no? Diciamo. E allora, però, parlando con questi ragazzi, loro mi dicevano di fare convergere tutto del sito istituzionale agli RPG, e oltretutto questa visibilità viene data anche perché noi, l'abbiamo sempre detto, è una quota che aiuta più che altro a sostenere le spese, irrisoria annuale, addirittura triennale, ancora con sconto, e se le persone si vogliono presentare, fanno una piccola presentazione video, audio-video, scritta con delle immagini, noi la mettiamo sul sito nelle news e poi sfruttiamo la quota che loro ci hanno dato, una parte, per metterla anche in evidenza sui social, no? Quindi questo servizio. Quindi questo, secondo me, è anche carino, no? E quindi come funziona? Il paziente potrà cercare direttamente un RPGista dal motore di ricerca? Esatto. Già adesso, perché la cosa che molti non sanno è che Silvia, no, la nostra segretaria... Sì. Grande Silvia! Grande Silvia, veramente... quotidianamente risponde a mail, telefonate. Adesso abbiamo anche il servizio con la possibilità, dallo smartphone, chi visita il nostro sito, di mandare un WhatsApp in cui c'è una richiesta di RPGisti, e molte volte questa richiesta nasce proprio da prescrizioni di ortopedici e di fisiatri, insomma, in giro per l'Italia. Però molte volte sono proprio così. Magari possono essere, che ne so, dei pazienti che si trasferiscono, che hanno fatto RPG in una zona e vogliono continuare. Quindi questo è un servizio che noi abbiamo sempre dato, e il fatto che qualcuno possa, cioè i vari pazienti possono immediatamente, senza l'intermediario, senza l'attesa della risposta della segretaria, una cosa e l'altra, ma subito trovare persone che garantiscano il fatto di essere RPGisti, perché poi dopo noi comunque controlliamo, ovviamente, cioè, certo, anche perché, insomma, va bene tutto, però bisogna sempre mantenere. E quindi, insomma, questa cosa, secondo noi, è una buona cosa. Quindi progetti ce ne sono, e soprattutto stiamo un po' studiando come finire le attività, che è la cosa più importante. La speranza, e qui appunto penso di avere già parlato abbastanza, e quindi è arrivato il momento di che anche tu entri in questa chiacchiera in maniera decisamente protagonista, e la speranza è che dopo l'estate i corsi possano ripartire in un modo normale. E fra il paio di corsi che ci sono, il corso che superiore, che secondo molti è la naturale prosecuzione del corso base dopo la quinta settimana, è il corso scoliosi. E io posso dire, abbiamo la fortuna, no, non me ne voglia Philippe Souchard, però noi, ritenendo te
un docente valido con una buona anche carica di energia. Quindi abbiamo la fortuna che tu faccia per gli RPG questo corso. Sperando che si tenga, allora a questo punto io vorrei un attimo che tu presentassi te un po' le tue emozioni quando Philippe Souchard ti ha investito. Perché di questo si parla, di emozioni prima di tutto. Ti ha investito, che oltretutto sì. Sappiamo benissimo quanto Philippe Souchard sia legato alla scoliosi, al trattamento della scoliosi. Come tu hai pensato di proporre questo corso, come quindi lo proponi, per, quindi nel rispetto della tua personalità, del tuo modo di essere, e quindi insomma ti lascerei un po' la parola. Grazie. Allora, il primo aneddoto è come io ho saputo che sarei diventato il docente del corso Scoliosi. Io ero monitore dal 2007 e quindi 3 anni fa, a seguito di una chiacchierata informale con il prof in cui mi diceva che un giorno gli sarebbe piaciuto affidarmi una settimana, niente, mi aveva informato di questo. Fino a che un giorno, in vacanza, perché il professore mi scrive sempre queste notizie quando sono in vacanza, anche quando mi aveva chiesto di venire monitore, io ero in vacanza e una notte, lui era probabilmente dall'altra parte del mondo, mi scrive questa email dicendo mi piacerebbe affidarti il corso Scoliosi. E quindi è lì, ovviamente non si dorme più, ma non solo per quella notte, non si dorme più per tutte le notti a seguire. E in quella... Devo essere sincero, infatti mi ricordi un po', no? Cioè quando Philippe Souchard viene, ti individua, ti chiede, no? Sì, sì. È un momento di emozione, no? Di tuffo al cuore, e posso immaginare poi iniziare direttamente. Sì, anche perché in quelle email c'era scritto la scoliosi è il mio bambino più prezioso, il bambino a cui tengo di più, e quindi stai attento a lui, insomma... Il tono era questo, giusto per aumentare ancora di più la pressione che avevo. Sì, esattamente. Ti affido il mio bambino, sei l'unico, insomma, per ora nel mondo mi sembra che io sia l'unico, mi sembra ancora, a fare il corso scoliosi, a parte lui. E quindi puoi immaginare la sfida alla quale mi sono trovato di fronte. È una sfida alla quale volevo rispondere con un grande onore. Quindi io quello che volevo fare era onorare la parola di Filippo, quello che lui mi aveva affidato. Allora, quello che ho pensato di fare, ho tanto prima pensato come avrei voluto strutturarlo, e i punti fondamentali per me erano due. Che fosse un corso evidentemente comprensibile, ma che fosse un corso che potesse sfidare l'evidence-based medicine. Non sfidarla, ma poggiarvisi sopra. Quindi partendo dal lavoro enorme che lui aveva fatto con il libro che era uscito già un paio di anni prima, il libro sulle deformità muscoloscheletriche ed arachide, che è già estremamente completo, che non aveva certo bisogno di me, però quello che volevo fare era integrare, se possibile, con gli ultimi lavori della ricerca scientifica il corso scoliosi. Quindi, quindi la parola di Souchard che andare a trovare le basi, i supporti a livello scientifico nella letteratura. Esattamente. Lui, come dice, ogni buona idea iniziale è un'idea empirica e si trasforma piano piano, sia con le ricerche che noi stessi, che siamo docenti del metodo e tutti quelli che praticano questo metodo quotidianamente, ricerche che possiamo fare, e appoggiandosi anche sulle ricerche che altri hanno fatto. E sono stato estremamente contento durante questi, ci sono voluti 9 mesi, 9 mesi di studio, come diceva Leopardi, veramente matto e disperatissimo, 9 mesi di sabato e domenica passati a studiare e a cercare di portare un po' di acqua al mulino della RPG. E sono stato contento di poter vedere, ripeto, non che ce ne fosse bisogno se il professore ci sta ascoltando, però sono stato contento di poter vedere veramente che ogni affermazione confrontata con le evidenze più moderne nella riabilitazione della scoliosi, nell'epidemiologia della scoliosi, erano supportate da ricerche scientifiche. Questa è stata
veramente una soddisfazione enorme, enorme, che mi permette di, ci permette di dire quello che dico ai ragazzi durante il corso, che non abbiamo, no, non dobbiamo avere veramente nessun timore reverenziale di parlare di riabilitazione della scoliosi con la rieducazione posturale globale di fronte a nessun metodo. Esatto. Di fronte a nessun metodo. Oltretutto, una volta verificato che alla fine la direzione della correzione della scoliosi è quella, che è comunque ci sono affermazioni come che fa Filippo, quale diventa a quel punto la grandezza dell'RPG, quale diventa il valore aggiunto, no, dell'RPG, il fatto di fare sì la correzione del centro, ma di fare contemporaneamente la correzione delle estremità, e quindi il poter lavorare nelle quattro direzioni dello spazio, e quindi spiegare questi concetti, ampliarli, giustificandoli sempre con la letteratura scientifica, diventa un motivo di grande soddisfazione per noi. E possiamo integrarci, possiamo rapportarci, come dicevo prima, rispetto a qualsiasi professionista del trattamento della scoliosi, che, come ci teniamo sempre a dire, è un trattamento multidisciplinare, e quindi nessuno può, come dire, nessuno può andare al di là dell'altro, no? Quindi l'ortopedico, il fisiatra, il fisioterapista, il paziente che deve lavorare in casa. Quindi la multidisciplinarità della scoliosi, che però trova nel lavoro del fisioterapista un perno cardine, esatto, cardine di tutto questo. Considerando che soprattutto in Italia la fisioterapia per la scoliosi è anche un po' bistrattata, no? Cioè, completamente. Ecco. Purtroppo quindi sì. Si tende solo al trattamento ortopedico. Per fortuna ci sono, scusa il gioco di parole, degli ortopedici illuminati che invece apprezzano che questo lavoro ortopedico sia supportato anche dalla fisioterapia, da una fisioterapia intelligente, e noi che abbiamo la visione della globalità, no? Quindi la macrovisione del corpo umano, poi abbiamo anche le visioni micro, no? Ed è per questo che poi noi possiamo, soprattutto queste sono le, ovviamente noi, le intuizioni di Suchard, a Chiaro. capire che una correzione di un centro che mi provoca una rotazione di una spalla, dal momento che andrò a perdere inevitabilmente, perché non potrò vivere con quella rotazione di spalla, sto facendo il primo esempio, andrò inevitabilmente a perdere quella correzione. Quindi tutto questo. E per non parlare poi di quelle lesioni, quelle che noi chiamiamo lesioni articolari, che vanno ad aggravare gli atteggiamenti scoliotici, che vanno a fissare delle vere e proprie scoliosi nel tempo, se non corrette. Qui Sì, dopo, una scoliosi cioè, della scoliosi, cioè per cui diventa veramente, veramente drammatico. Quindi possiamo dare veramente tutti gli strumenti. Ma a parte così, essere qui ad autoincensarci, che ci sta anche, no, ma la non cosa. incensiamo noi, incensiamo il Sì, metodo, quello che noi facciamo, il il metodo maestro. assolutamente. E, però ecco, l'altra cosa che così che può dare un valore del fatto di fare un corso in cui sei tu a insegnarlo, è come tu hai pensato, ovviamente, di mettere la tua individualità, la tua personalità in questo corso. Cioè, nella serie, immagino. So che tu non abbia preso il corso e l'abbia in maniera, per dirsi qua, no, No, fatta. ho voluto fare un lavoro profondo che potesse avvicinare il corso al mio modo di vedere le cose, quindi a partire dalle slide, le immagini, il resto, ma soprattutto l'idea. Sono una persona pratica, sono una persona pratica, e la mia idea era quella di aumentare, se possibile, ancora di più, no, aumentare, non se possibile, era possibile aumentare la pratica. Quindi contemporaneamente alle spiegazioni teoriche dovevamo trovare immediatamente, direi, un riscontro pratico. Quindi la pratica nel corso Scoliosi assume un'importanza fondamentale. Noi siamo una professione pratica, quindi la teoria è fondamentale, ma integrare immediatamente, quindi nel corso delle mattinate, quindi più volte, la ripetizione di quelle che noi chiamiamo manovre, che
possiamo chiamarle fra noi, perché sappiamo che sono la parte di un lavoro che è molto più grande, allora integrare con la pratica costantemente, quindi molta pratica durante il corso, più volte durante il giorno, per arrivare poi durante alla fine della pausa pranzo, quello che accade sempre è mostrare con un paziente che viene dall'esterno, quindi prenderci anche la responsabilità di trattare un paziente che non conosciamo dall'esterno, cosa che si faceva durante i corsi, insomma nel corso scoliosi diventa obbligatorio, perché se nel corso base possiamo mimare degli atteggiamenti, la scoliosi... Oppure ci sono delle situazioni in cui si trattano determinate patologie come lombalgie, sacroileiti, cervicagie, che insomma devo dire non mancano nella popolazione. Certo, vabbè, questo è vero anche. Ma no, in effetti hai assolutamente ragione, e poi quasi sempre capita di trovare la collega con la scoliosi, quindi per esempio quest'anno nel corso in Romania, che l'ho fatto in seconda settimana, poi sai che si riprende in quarta, c'era una collega con scoliosi e quindi diventa tutto molto più semplice, molto più da capire. E quindi medicina basata sulle evidenze e pratica, poi pratica. Questo deve essere una cosa fondamentale. Mi aggancio di nuovo al discorso della pratica, perché è uno dei cardini, no? L'esercitazione pratica fatta a coppie, guidata, assistita, che è tutto quello che noi facciamo nei corsi dopo aver fatto delle dimostrazioni, delle correzioni, dei trattamenti e tutto questo. Ed è per questo che noi siamo un po' titubanti e vedremo se trasformare, perché adesso c'è la possibilità di trasformare le attività accreditate residenziali in formazione a distanza o in webinar, no? Quindi, un attimo da capire. Allora, se semplicemente per dare dei crediti è fattibile, si può fare, si può anche pensare, però sinceramente non posso sentirmi, ma né io né Orazio ci possiamo, che okay, Orazio Meli, che spero sia collegato, che saluto. Buonasera Presidente. Che condivide con me le sorti della IRPG, e ci sentiamo di dover dire che un nostro collega ha acquisito le competenze per fare un trattamento di rieducazione posturale globale senza avere fatto tutte queste parti, queste esercitazioni pratiche, no? Perché sinceramente acquisirle solo ed esclusivamente in una formazione, in un video a distanza, senza che ci sia il docente o il tutor che ti possa guidare la mano, che ti possa così fare questo classico apprendimento, no? Per prove, errore, fino a che insomma le cose vengono fatte, secondo me non è possibile, no? Cioè, quindi ritornando a te, al tuo corso, immediatamente pratica. Immediatamente pratica, e per cercare di mettere in pratica quello che diciamo lì, anche perché c'è una collega che scrive questa frase, una frase che ci piace sempre dire, che la scoliosi è il bagno di umiltà del fisioterapista, no? La scoliosi è una delle patologie forse più complesse che ci troviamo ad affrontare per la sua quadridimensionalità. E a tal proposito c'è una cosa che volevo dire, una cosa che mi ha segnato molto, magari è un dettaglio insignificante, però quando Philippe Souchard fa l'esempio di Davide contro Golia nella scoliosi, no? Allora lui dice che i muscoli della convessità sono sempre quelli lì che poi lavorano di più, perché i muscoli della convessità devono andare a mantenere, a opporsi alla resistenza costante, alla forza costante di retrazione di quelli della concavità. E questa frase qui è bellissima, e ho trovato un lavoro di un gruppo di neurofisiologi americani che ha studiato la scoliosi e hanno fatto degli esami elettromiografici sui muscoli della convessità, e hanno visto che i muscoli della convessità sono quelli che sono più attivati. Quindi è una cosa che mi ha riempito di gioia, devo dire, trovare un lavoro di questo tipo.
la retrazione offensiva e difensiva. La retrazione offensiva difensiva. E quindi quando lui parla di questo, del fatto che noi quando andiamo a fare la ricostruzione, quando facciamo il cammino all'indietro, i muscoli nel trattamento della scoliosi che sentiremo tirare per primi sono quelli della convessità che il paziente sentirà tirare per primo, hanno una spiegazione proprio in questi lavori scientifici. Quindi questa è una cosa magari insignificante, però che può aiutare, no, a farci capire quanto poi un'intuizione possa essere stata, dai, geniale, se vuoi, no? È una cosa... Ma anche perché alla fine tutte queste intuizioni non nascono da idee così in un laboratorio o qualcuno che, ma nascono da una persona che comunque quotidianamente ha messo in pratica il lavoro sul campo mettendosi costantemente in discussione, no? Cioè, ed è quello che poi alla fine dobbiamo fare noi, no? Quotidianamente, non so se e a volte soprattutto a me capita di mettermi in discussione quando magari finisco delle giornate di lavoro in cui mi sento esaltato, penso di avere fatto chissà cosa, e poi magari non ho così un grande ritorno, no? E allora tutto questo, benché tu la volta prima fossi stato convinto di avere dato il meglio, in realtà così non è stato, no? E quindi sai che a volte si tende un po', no, a dare quasi la colpa al paziente, no? Cioè, però... Mi sì, aspettavo, no, di più, certo. Sì, vabbè, ma quel... no... No, cioè può anche esserci questo caso, ma normalmente purtroppo la colpa è nostra. E quindi con questo fatto di mettersi sempre in discussione, Philippe Souchard è il primo, e quindi, ma soprattutto onore, perché? Perché parliamo sempre di una cosa, noi stiamo parlando di un metodo di fisioterapia creato da un fisioterapista. Ok? E quindi vuol dire che creato da una persona che si è trovato quotidianamente a confrontarsi con la patologia. In questo caso stavamo parlando della scoliosi, potremmo parlare delle disfunzioni, o comunque di una, anche di una banalissima sacroileite, però per arrivare a evolvere, arrivare a un trattamento adeguato, completo, c'è voluto un percorso. E il percorso lo fai che come? Lo fai continuando a lavorare tutti i giorni. Diciamo che diventa quasi la palestra da nostra EBM, no? Cioè, è inutile. Poi dopo, per fortuna, sono stati fatti da colleghi volenterosi e bravi degli studi, fra cui tu sei stato uno di quelli che ha partecipato allo studio, no? Quello sulla cervicalgia, sì. Che ha prodotto comunque, ha dimostrato, ha provato, a me la parola evidenze non piace, piace più la parola prova. Ok, perché io dico sempre quello che è evidente non deve essere dimostrato, quindi ha provato l'efficacia della RPG. Io sono, quando capito, no, mi è capitato 3-4 volte di partecipare a questi lavori, non ti nascondo che è uno sforzo enorme, perché devi trattare molti pazienti, devi fare molte riunioni, ovviamente i pazienti sembra una banalità, ma devono essere trattati gratuitamente, perché altrimenti non vale, altrimenti non si fa la ricerca a pagamento. E vabbè, comunque questo tipo di lavoro ci aiuta ancora di più a non sentirci inferiori, no, alle altre metodologie. Cioè, nel senso, noi si fa tanto di parlare di evidenze, ok, noi siamo evidenti, ecco, se portiamo prove, nessuno può nascondere che c'è molto da fare ancora, siamo provati. Evidenti lo eravamo già, ora siamo anche provati con tante cose. C'è tanto lavoro da fare, e questo non lo nasconde nessuno, ma siamo qui per metterci in discussione, appunto, siamo qui per continuare a provare.
possiamo anche un po' filosofeggiare, no, su quello che è la ricerca in fisioterapia, no? Perché poi alla fin fine può sempre avere un bias di fondo, no? Che è il fatto che sia operatore dipendente, no? Perché, ma questo è come qualsiasi terapia manuale, no? Cioè, io ritengo, per esempio, la chirurgia una terapia manuale, no? Per cui richiede alla fine l'abilità dell'operatore. L'abilità dell'operatore. Quindi, cioè, magari c'è un protocollo in quel caso, no? Per proseguire, per fare un intervento, però poi chissà perché ci sono i chirurghi che sono gettonati e richiesti e quelli no. No, quindi sono. Quindi a tal proposito mi viene in mente una domanda che potremmo fare al professore tra le tante che gli faremo martedì, perché ricordiamo, questo è solamente un aperitivo dell'incontro. Ma per cose non ti ho visto brindare alla... No, ce l'ho il bicchiere, l'ho messo qui. No, perché già appunto. Allora, una domanda che potremmo fare è come l'individualità si possa conciliare in un futuro con la medicina basata sulle evidenze. Ecco, questa qui è una domanda che vorrei... Marte, l'individualità della patologia e del paziente si possa conciliare, secondo il professor Suchard, con la medicina basata sulle evidenze. Direi che abbiamo spoilerato una domanda. Sicuramente, se, come spero, Philippe Suchard ci stia seguendo e ascoltando, quindi già sa quale sarà una delle domande, anche perché l'abbiamo detto in alcune preview che ho fatto io, così, anche perché voi sapete che questa è la nostra prima esperienza di una diretta live in questo modo, per cui ovviamente un minimo di preparazione su come porci sulle luci e tutto quanto l'abbiamo dovuto fare. E questo l'avevo già detto nel live ieri, però sul mio account personale di GhostGamma, che martedì per questa intervista con Philippe Suchard, che avviene per volere di IRPG e di IRAR, e presenterò poi IRAR martedì, avviene sul nostro canale, ma sarà tenuta da qui presente Emanuele. Quindi noi daremo l'accesso al nostro canale Emanuele, il quale prima di introdurre Suchard mi chiamerà, io farò un piccolo cappello introduttivo e dopodiché ti lascerò a intervistare Philippe Suchard e poi, se rimane del tempo, così facciamo due considerazioni finali. Quindi martedì su questo canale ci sarà l'intervista a Philippe Suchard, che può essere interessante sia per coloro che hanno fatto il corso e per quelli che spero si colleghino e vogliano comunque così avere delle informazioni e avere così l'idea, l'opportunità di venire a fare questo corso che è un corso di rieducazione posturale globale, che comunque ha dentro in sé tanta anche terapia manuale, perché noi abbiamo visto prima, si parla di pratica, si parla di manualità, si parla di conduzione, no, del lavoro, per cui... Tra l'altro, a proposito di manualità fine, no, io penso che poi il corso che fai tu, quello di articolare periferico, sia ancora di più un passo verso il futuro, no, della terapia manuale, quindi una terapia manuale sempre più fine. Esatto. Sì, guarda, se devo essere sincero, cioè, te lo dico francamente, no? Quando si è creata questa opportunità, no? Parlando con Suchard di fare questo corso, io insomma dicevo, ma insomma questo corso alla fin fine era una parte che era già nel corso che noi facciamo di lesioni articolari. Invece, giustamente, era una parte che era un po' compressa, no? Un po' sacrificata. Invece con il corso di funzioni articolari periferiche, no, DAP, il corso viene un po' esploso. Viene esploso e soprattutto... Cioè, esploso in che senso? Sì, no, nel senso che
praticamente non si va a prendere le due o tre articolazioni che più frequentemente sono interessate periferiche, ma dopo un cappello introduttivo che va a tenere conto di quelle che sono la osteoartrocinematica, quindi tutti i vari movimenti dell'artrocinematica, quindi si va a conoscere quelle che sono le regole del Ronin Slide, che non è una conoscenza fine a se stessa, sono poi delle regole che tu nella correzione devi applicare, no? Poi magari ti faccio qualche esempio. Si va a dare una, cioè a schematizzare bene quella che è una valutazione, la microvalutazione, quindi dando delle sensazioni finali di quello che tu senti per capire un po' dove può essere l'origine di questo problema. Può essere un problema che è più di origine capsulare, più di origine di tensione muscolare, può essere più articolare. In sostanza si ritorna sempre al discorso della visione macro e della visione micro. Quindi la valenza di questo è di portare delle tecniche che io avevo appreso nella mia esperienza del mio corso di osteopatia di tanti anni fa e quindi le ho prese e le ho adattate a quello che è una correzione che non deve essere una correzione fatta ad alta velocità, ma una correzione che è nella stessa direzione fatta con la detensione miotensiva, no? E quindi classico si arriva. Possiamo usare tutti i termini, ridurre lo slack, arrivare in barriera, tutto quanto. Si sfrutterà una direzione di movimento, si chiederanno le contrazioni e si procederà alla correzione. E ti garantisco che ci sono determinate articolazioni, determinate lesioni che magari non le troviamo così frequentemente, però a volte ci possono aiutare. Faccio tipo? Un esempio? Ma allora, un esempio che poi non è detto che non sia così frequente è il discorso della stragalo. Una stragalo che può essere anteriore o posteriore. Mi è capitato di lavorare con un professionista del tennis che aveva una clamorosa e dolorosissima spina calcaneare. Okay. Quindi, andando a vedere qual era il suo appoggio, andando a valutare a livello articolare di quel piede, praticamente diciamo che la chiave di volta del lavoro fu la correzione della stragalo, secondo poi come era praticamente una stragalo posteriore che lo costringeva, quando lui faceva gli spostamenti in laterale, a un appoggio solo sulle tre dita esterne. Tutto questo comportava una tensione fasciale, tensione a livello del periostio, spina. Quindi, alla fine lui è tornato alla sua attività agonistica. Sinceramente non lo so se la spina sia ancora presente o meno. Di sicuro non gli fa male. Di sicuro non gli fa più male. Oppure anche, per esempio, dei classici casi di tibia, no? Che la tibia può essere anteriore o posteriore, sia distale sia prossimale. E quindi un discorso di mi è capitato con una paziente che aveva un dolore alla flessione delle ginocchia, no? Cioè, quindi quando provava ad accovacciarsi aveva un grande dolore e anche un'impotenza funzionale, cioè nel senso che non riusciva proprio. Fatto un primo trattamento e tutto, dopodiché ok, ho fatto tutta questa valutazione sul gioco e era una tibia anteriore. Andando a correggere, mi ha permesso di finire la seduta con grande soddisfazione. E sai, quando le persone arrivano, ma la cisti di Becker, qua e là, no? Quindi poi noi abbiamo sempre un po' questa deformazione, no? Quasi da dire, da trovare la causa, oddio, adesso no, ma insomma, no, se c'è questo. No, e la dimostrazione è sempre quella, cioè di non farsi fermare o intimorire da eventuali diagnosi o da eventuali imaging, no? Cioè, quindi prima di tutto cercare, no? E poi è quello che ci dice sempre Filippo, cioè nel senso, diffidate sempre di chi guarda per primo le lastre prima ancora di avervi visitato, perché esatto, è quello che abbiamo imparato, no? Insomma, io
io quello che dico sempre, no? Quando noi abbiamo un problema, ok, molto bene, sì, per dire un'ernia con tutta una sintomatologia coerente, conclamata, tutto quanto, ok, no? Però quando non è così coerente, quando non è così conclamata e tutto quanto, sempre ricordarsi che una persona dopo i 40-50 anni, se gli fa, anche se sta bene, gli fate una risonanza magnetica, gli troverete tante di quelle degenerazioni che normalmente vengono imputate come responsabili di un problema, no? Cosa che in realtà non sempre è detto così. E questo corso di cui abbiamo parlato e di cui magari vorrei ancora dirti, per esempio, un'articolazione che noi secondo me trattiamo molto bene nel corso base è la scapola omerale, ok? Che trattiamo molto bene perché? Perché parliamo del cingolo, perché facciamo un trattamento in chiusura delle braccia che è fondamentale per la risoluzione. E ovviamente nelle regole del Rolling Slide, no? Noi normalmente in questo trattamento facciamo un glide dell'articolazione, soprattutto quando chiudiamo le braccia, e facciamo una decompressione di questa articolazione, soprattutto quando ci troviamo a 90 gradi. Quindi, con dei piccoli suggerimenti di manualità, questo glide e questa decompressione nella direzione perpendicolare, no, dei due capi articolari, immagina la glena, la testa dell'omero, quindi in questa direzione, che è così evidente quando siamo a 90 gradi, la possiamo fare anche al di sotto, e il glide lo possiamo fare non solo in chiusura, ma lo possiamo fare anche mentre stiamo aprendo. Tutto questo ci aiuta a progredire più velocemente nella correzione. Poi andiamo a prendere un po' tutte altre cose. Quindi poi un po' questo, l'integrazione tra micro e macro riesce veramente a completare, esatto, al massimo, no? Andare a fare veramente il massimo per il paziente. La macrovisione e la microvisione, cioè, e soprattutto, secondo me, la microvisione è più evidente per quelli che sono abituati ad avere una macrovisione. Cioè, insomma, e quindi in questo senso noi siamo un po' avvantaggiati. Perché poi alla fin fine, no, è sempre il solito discorso del gamma loop, no, dello spasmo che viene sempre mantenuto. Cioè, noi possiamo correggere, ok? Ma se non andiamo a correggere tutta la tensione miofasciale che si è portato dietro l'adattamento alla lesione, questa tensione lo farà ritornare. E quindi tutti i recettori rimetteranno a trasmettere, e quindi ci sarà praticamente il motoneurone gamma che va a trasmettere ai fusi e quindi va a stimolare di nuovo tutta la contrattura muscolare. Alla fine diventa un circolo vizioso, no? Di per sé sembra un ragionamento così semplice, però non sembra così ricevuto, come dire, recepito dalla maggior parte della fisioterapia che non è la RPG, cioè nel senso, la critica che ci fanno, dice, è la postura, ma a me piace dire quando iniziamo il corso che noi lavoriamo sulla funzione, poi molto spesso quando c'è un'alterazione della funzione si manifesta quasi sempre, guarda caso, poi dopo come conseguenza un'alterazione della postura. Adesso stiamo facendo un lavoro con Orazio, per così, che implica anche una ricerca bibliografica su quanto diciamo, una poor posture, no, possa essere predittiva di problemi che riguardano sia la funzione che il dolore. E che cosa state trovando? Si può spoilerare qualcosa? Stiamo trovando studi, ovviamente. Ci sono studi che lo dicono in maniera chiara, altri dicono sì, però c'è bisogno di ulteriori. Insomma, ci sono veramente varie cose, però a sostegno di questo c'è parecchio, anche perché poi, soprattutto ultimamente, le poor posture che sono di più viste sono quelle che sono legate all'uso di questi dispositivi mobili, sì, no? Che è la forward head,
adesso, esatto, il capo in avanti. Adesso, a proposito di purpose, di cattiva postura, no? Pensiamo adesso, se parleremo di ripresa, di quello che dello stato in cui ci ritroveremo ad affrontare i nostri pazienti, di come si presenteranno i nostri pazienti dopo mesi di tensione, dopo mesi di non lavoro, dopo mesi di mobilità, di preoccupazioni che immancabilmente sappiamo, e noi RPGisti lo sappiamo ancora meglio, si trasformano in blocchi respiratori, no? Allora immaginiamo quanto noi come RPGisti potremo essere utili in questo caso. E a tal proposito vorrei chiederti come ti immagini la ripresa, come pensi che ripartiremo? Come fisioterapisti, come RPGisti? Intanto me lo immagino che i pazienti che abbiamo lasciato, il circolo di cui ti descrivevo, no? Che è quello dolore e spasmo muscolare. E praticamente va ad aumentare la stimolazione nocicettiva che aumenta lo spasmo muscolare, aumenta il dolore che fa ripartire tutto questo, quindi già ci ritroveremo molti così, purtroppo. E, allora, indubbiamente sarà difficile per le procedure, sarà difficile un po' per le procedure e magari a tal proposito potremmo inizialmente con alcuni pazienti continuare non così a distanza, ma con un po' più di assistenza, con quello strumento che noi abbiamo, che è lo stretching globale attivo. No? Appunto, possiamo all'inizio, se qualche paziente ha paura di stare vicino a noi, no? Potremmo iniziare con lo stretching globale attivo, possiamo guidare il paziente a 1,5 metri di distanza, necessario, abbiamo la distanza necessaria per... Se mascherina sarà necessaria, come io sono uno dei sostenitori, io quello che dico, uscite con le mascherine, non vergognatevi, non provate vergogna, perché comunque quello che è successo nelle nostre RSA è la dimostrazione di quanto possono essere killer gli asintomatici, sì, e gli inconsapevoli portatori, no? Per cui non provate vergogna, perché magari salvate delle vite, no? Cioè non diffondete. E quindi molto probabilmente che magari a volte con determinate pratiche nostre può essere un problema, però una protezione nostra e per il paziente. Dopodiché... Quindi una domanda che vedo che ci fanno, e poi una domanda che è fondamentale per noi: quando ripartiremo, come ripartiremo? Con quali dispositivi di protezione individuale ripartiremo? Ma guarda, assolutamente fondamentale, secondo me, è una mascherina perlomeno chirurgica. Allora, le FFP2 no, perché cioè praticamente dopo un po' va in saturazione 80 lì dentro. Cioè... È difficile respirare. Io ho avuto le FFP2, ogni tanto le uso, guarda, e se devo respirare, se devo respirare piano, va bene. Ma se io devo parlare con un paziente con un FFP2 faccio veramente difficoltà. Quindi veramente grande stima per il personale sanitario che le utilizza tutti i giorni, perché senza valvola, grande stima. Senza E allora valvola. Lì volevo dire una cosa, però dico, pensa quanta ritrazione poi degli inspiratori sei costretto a fare utilizzando queste mascherine, no? Cioè, guarda, io la metto, ne ho una, la metto quando porto la spesa alla mia mamma, oltre 80enne, che abita a terzo piano senza ascensore. Cioè, io parto bello arzillo con le borse della spesa, belle cariche, con questa mia... Cioè, dopo un piano, cioè, mi sono fermato, cioè, praticamente cercavo di respirare dalle orecchie, cioè, perché veramente era... Cioè, per cui, no, per Quindi questo... mascherina obbligatoria per tutti, Per tutti, sicuramente obbligatoria per noi, praticamente anche per per i pazienti. Adesso noi, come gli RPG, della speranza di poter riprendere le attività, abbiamo comprato delle mascherine chirurgiche. Intanto, vabbè, da dare, che ne so, alla nostra segretaria, averle noi, una cosa e l'altra, ma poi per metterle a disposizione sperando in una ripresa presenziale dei corsi. chiaro. E quindi questo sarà assolutamente necessario. E dopodiché, ok. Sicuramente anche la visiera per noi quando riprenderemo a Noi lavorare. Ieri un mio anche amico che per lavora in una libreria del centro di Bologna mi ha mandato la foto
loro li hanno sponsorizzata, fra l'altro, una visiera sponsorizzata con la libreria, con il nome della libreria, no, la visiera quella che... Sì, la classica visiera che si usa per tagliare, prima utilizziamo per tagliare l'erba e adesso dobbiamo utilizzarla. È strano che non sia stato incentivato al massimo lo scambio di moneta elettronica, perché anche per la sicurezza, no? Per cui, però, cioè, Però, questo. per esempio, scusa, quando dicono della necessità di utilizzare camici monouso. Al di là della difficoltà di trovarle, ma poi i costi No, i costi sono. di questo materiale, Ma soprattutto allora. se il costo di una mascherina è ancora sostenibile, ma cioè il camice monouso poi teoricamente andrebbe utilizzato ad ogni paziente. Sì, no, questo secondo me, ma questa è una mia opinione, non è praticabile. Dal momento che tu hai ciao, no, devo ciao Diego, ciao. No, dal momento che tu hai la tua divisa col pantalone, la cosa maniche corte, che ti fai un bel lavaggio delle mani, una cosa e l'altra, cioè il paziente ha avuto la mascherina, tu hai avuto la cosa, insomma, che ci sia stato uno scambio di fluidi. Poi, dopodiché, se è una rieducazione neuromotoria, con un lavoro, pensiamo ad altri nostri colleghi che magari fanno una rieducazione neuromotoria in un emiplegico con una metodica Bobat, con tutto basato sulla sensibilità somatoestesica in cui guidi il paziente, gli stai completamente addosso e tutto. È chiaro che in quelle realtà molto probabilmente quello, ma magari quelle sono realtà in cui è difficile che sia lo studio del fisioterapista. Adesso noi abbiamo Noi ipotizzato le difficoltà che sicuramente può incontrare un incontreremo. E di guanti? per Che cui. ne pensi dei guanti, dell'utilizzo dei guanti? Allora, l'utilizzo dei guanti, Perché giustamente una collega dice, perché controllo perché prima è schiena. vero che alcuni, no, è vero che anche alcuni, come dire, virologi dicono che i guanti non sono per forza necessari, basterebbe anche a ogni lavaggio, a ogni paziente, ovviamente, come doveva essere già prima, io oserei dire, doveva essere Giustamente già qua prima, lavarsi vedo un bene le mani, no? polemica. Allora, lavarsi le mani, ma se tu, allora il guanto alla fine chi è che protegge? Protegge chi lo porta, no? A me viene da ridere quando vado, che ne so, magari in farmacia, no? E c'è la tipa col guanto, no? Che sta toccando qualsiasi cosa e mi prende che ne so, la tessera sanitaria. Io la tiro indietro e gli dico: scusa, c'hai la cosa a punta, cioè, perché alla fine lei ha una cosa che è contaminata, cioè, quindi il guanto protegge l'operatore. Quindi l'operatore deve avere l'accortezza di disinfettare Le mani sempre, le certo. mani, e se non vuoi cambiare guanto, disinfetti il guanto oppure lo prendi, lo butti, ti lavi le mani, è chiuso. Però ricordiamoci sempre che il guanto è una sicurezza per chi lo indossa, non per l'altro, perché se tu lo Chiaro. adotti come se adoperassi le mani tranquillamente, cioè tu veicoli con la tua mano come col guanto. È chiaro che tu, quando hai finito, ti togli il tuo bel guanto, sei a posto. Non è detto che no, non lo sia chi invece ha subito il tuo intervento, no? Per cui, insomma. Quindi io penso che nel prossimo futuro ci attendono delle sfide importanti, gravi, importanti, però una frase che ho letto poco tempo fa è la frase di Roosevelt che dice che nessun mare calmo ha fatto mai dei buoni marinai, quindi saremo in questo mare in tempesta, saremo ancora più obbligati a farci venire delle nuove idee, no? Anche se vuoi di una parte che... Possiamo chiamare marketing, però magari detta così sembra un po' una parola in accezione negativa, ma il marketing quale può essere? Quello lì, secondo me, quello di chiamare il paziente, di rassicurarlo su quelli che saranno come dire, le iniziative che prenderemo per farlo stare al sicuro all'interno del nostro studio. Quindi continuare a far sentire la nostra Guarda, io presenza al ho sempre paziente. avuto l'abitudine di lavarmi le mani fra un paziente e l'altro, ovviamente, e secondo me bisognerà renderlo evidente. Cioè, nel senso che
dopo che ci siamo lavati le mani, secondo me per rassicurare il paziente, e giustamente leggevo un commento, e anche ragione, un trattamento cervicale con guanti è veramente difficile, no? Anche se non impossibile. Chiaro. Però disinfettarsi le mani di fronte a lui, cioè proprio fare l'uso di questi gel disinfettanti in maniera accurata, in modo che lui si senta tranquillo, cioè si senta che, no, tu ti stai approcciando a lui con il tuo strumento di lavoro che sono le mani e stai appoggiando su di lui le mani che sono sanificate e che quindi certo. Non rischierà nulla assolutamente. Quindi io direi innanzitutto nelle prossime settimane, prima della riapertura, la settimana prossima, poi quando da noi ci faranno riaprire il 4 maggio, speriamo, di chiamare sì. I pazienti. Tutti i nostri pazienti per informarli delle iniziative che stiamo prendendo all'interno dei nostri singoli studi per metterli al sicuro. Ma io ti dico, sai, poi questo non è detto, diciamo che è più un discorso di coscienza anche nostro ed è giusto che sia così perché siamo personale sanitario, per cui dobbiamo avere a cuore la salute in tutti i sensi dei nostri pazienti. Oggi mi è arrivata una telefonata di una persona che voleva già avere un appuntamento, no? Io volevo chiedere, ma lei sta telefonando da Marte, da dove mi sta chiamando, no? Perché siamo tutti in lockdown. E, però, vabbè, per lei era cioè, della serie, vabbè, insomma, dai, cioè, della serie via, no? Una settimana, due, poi dopo, no? Ripartiamo. Cioè, per cui, molti non hanno la percezione del rischio che abbiamo vissuto, che si sta vivendo, che potremmo vivere, no? E quindi molto probabilmente molti magari riterranno eccessivo. Io ho visto poi anche la tua foto sui social, no? La settimana prima di chiudere eravamo sì. Tutti con le mascherine, tutti con gli occhiali. Ero con le mie colleghe Andrea e Leonore esatto, e Simone. Esatto, che saluto. E molti che arrivavano mi guardavano come per dire ma cioè, sembra il caso e come è stata il famoso post, no, del prof Gasbarrini, no avevamo tutti la mascherina generosa, cioè mascherina chirurgica, altruista, esatto, altruista, quindi io ti sto proteggendo, no, e in questo momento che tu non ce l'hai io sono a rischio, no, visto che insomma, stiamo lavorando e lavoriamo abbastanza vicino. Quindi, insomma, diciamo che sarà e soprattutto un'altra osservazione mi viene da fare è che ho sempre pensato che la rieducazione posturale globale fosse una metodica concreta, no? Quindi io penso che in questi periodi di crisi che ci troveremo ad affrontare, i pazienti avranno ancora di più bisogno di concretezza. Quindi per me è un po' nuova finita. Crisi. È una nuova crisi, è una nuova crisi, quindi questa sarà la nostra sfida, avere dei risultati ancora in più breve tempo di quello che facevamo esatto. Prima. Esatto, e quindi lì il minor tempo possibile sarà. E con i risultati migliori possibili. Quindi, Niente, è uno dei motivi, uno dei grandi cavalli di battaglia di Philippe Souchard, no? Che alla fine è uno dei punti di forza di chi fa RPG, il fatto di poter produrre risultati in breve tempo. Ora Emanuele, quest'ora è abbastanza volata, siamo qua. Grazie a tutti, ragazzi. Ci trovassimo, che stiamo ancora parlando e finisce perché dura un'ora la diretta Instagram. È stato decisamente, cioè perlomeno a me ha fatto piacere, spero che lo sia stato anche grazie, per te molto. E per chi ci ha seguito. Anche per me era la prima volta in live, quindi le emozioni sono sempre, sono tutto sudato. No, non è vero. Non è vero, non è assolutamente è vero, anche perché poi ci siamo ubriacati, no? Cioè, no, ancora non ho bevuto. Ok, e quindi niente, un augurio di nuovo per tutti. Forza ragazzi, ce la faremo, ce la faremo tutti. Esatto. Come dice sempre Vasco alla fine dei suoi concerti, ce la farete tutti. Esatto, una bellissima più forte. Rinnovo gli auguri di buona Pasqua a tutti i colleghi della Romania per domani che ci hanno seguiti. E niente, quindi vi aspetto ancora più numerosi perché insomma tutto sommato penso insomma abbiamo avuto un'accettabile platea per
Vi aspetto decisamente numerosi martedì sera, sempre martedì alle 19, con Philippe Suchard. A presto. Evviva. Grazie a tutti. Ah, aspetta un attimo. Un cin. Questo, buon aperitivo a tutti. Buon grazie. Aperitivo. Ciao, ciao Diego, grazie. Ciao, buona serata a tutti. Grazie a te. Ciao. Ciao.